Dalla stazione ferroviaria a Ca' Farsette, il palazzo del comune, per Calli e Campielli di Venezia, a piedi. Come rischiano di restare decine di ambulanti dell'area di Rialto che contestano la revoca dei plateatici che da fine marzo colpirà i loro piccoli negozi e bancarelle. Sovrintendenza e amministrazione comunale hanno deciso in questo modo di riordinare l'area del mercato dopo l'indiscriminato allargarsi di pedane ed espositori negli ultimi anni. È un po' difficile quantificarlo perché non sappiamo, quali sono i provvedimenti che sono stati inoltrati, ma non sappiamo ancora quanti ne devono essere inoltrati. E per quello che ci riguarda, qualsiasi bar, ristorante, banchetto di souvenir, negozio con un po' di esposizione esterna di Venezia, centro storico, sono a rischio. Molti ambulanti in corteo erano stranieri, come questo commerciante bengalese. Sì, rischio lavoro. Perdiamo da posto, cosa devo fare noi? Senza lavoro. Nei loro cartelli messaggi come non siamo abusivi e paghiamo le tasse, tanti gonfaloni di San Marco e richieste di non far diventare sempre più Venezia città museo e soprattutto un appello al dialogo con l'amministrazione comunale, attualmente commissariata. Noi siamo tutti una categoria di ragazzi giovani, cioè non, abbiamo appena iniziato, alcuni hanno dei debiti, hanno dei problemi, abbiamo degli affitti da pagare, abbiamo degli impegni. Arrabbiato e preoccupato per il personale, per tutta la gente che ne crea questi problemi. Si rischia di chiudere se non si fa qualcosa per promuovere o per dar motivo che abbiamo dipendenti che vanno a lavorare. E nell'indicare chi abbia, secondo loro, le principali responsabilità, la risposta è pressoché unica. Zappalordo, il commissario, perché proprio ci toglie metà negozio, perché noi abbiamo dei negozi dei quali paghiamo degli affitti importanti e se si toglie metà negozio non riusciremo più nemmeno a pagare gli affitti.